come metto la maschera solo lui che cosa per il mondo. L'unica soluzione è comportarsi esattamente come prima del marzo 2020. Allora, partiamo dal presupposto che io non sono uno di quelli che viene a cercare di... Anzi, io sono curioso di sapere le persone in piazza cosa pensano. Le persone singolarmente, qual è il pensiero tuo? Io penso singolarmente... Qual è la tua preoccupazione? No, io non sono preoccupato, sono solamente messo a mal partito perché comunque ci vogliono coinvolgere situazioni che non sono le mie, non sono le nostre, per cui penso che tutta questa cosa è una questione di depopolazione, guadagni e politica, punto, per cui non mi voglio sentire messo in mezzo, non mi piacerò mai e non lo farò mai, per cui questa cosa, siamo persino troppo pochi questa sera e dovremmo comunque essere più campanilisti, scendere di più in piazza, ma quanti ce ne sono che sono rimasti a casa perché non hanno avuto voglia di mettersi in discussione? Questo è il discorso. Va bene, grazie. Allora, grazie. Sono su YouTube, dove? Nerd TV 80. Alla Svezia, essendo sicuro che ci sono stato sottoposto a una quarantena. A questo serviva sostanzialmente il Green Pass europeo. Cioè, non dava alcun diritto esclusivo Thank you.
volte ho fatto per questo. Ha delle conseguenze enormi di questo stato, cioè far passare dalla dimensione dell'analisi alla dimensione normativa. E questo passaggio ma non è da niente. È stato su tre condizioni, tutte oggetto di gravi dubbi di natura scientifica. E quali sono questi dubbi? Che sono evidentissimi perché ci troviamo comunque in una conclamata fase di sperimentazione, no? Cioè la sperimentazione vaccinale in corso, che durerà fino almeno al 2023, ok? Non rende possibile essere certi su alcune delle seguenti situazioni. Primo, il soggetto che si è vaccinato si è semplicemente premunito nei confronti delle conseguenze dell'infezione, ma noi la sappiamo rispetto a quanto il vaccino limiti la possibilità dell'infezione stessa, ok? Il che significa, in altre parole, che noi non sappiamo, abbiamo un dubbio sul fatto che la persona vaccinata sia meno.